Vediamo come installare SketchUp Make sul nostro computer. Allora, nella pagina di Moodle riservata al primo modulo, scendendo troviamo sotto il titolo Il software le varie versioni di SketchUp Make che possiamo scaricare e installare sul nostro computer. A partire dalla 8 e la 2014, che sono adatte per sistemi operativi vecchi come Windows XP, e poi proseguendo la 2015, 2016 e 2017, che possono andare bene anche per i sistemi operativi Windows più recenti, compreso Windows 10. Oltre il 2017 non ci sono altre versioni di SketchUp Make. Questa è l'ultima, quella del 2017, perché poi per l'anno in corso, 2018, è uscito una versione free di SketchUp che è usabile solo e direttamente online. Quindi se la vogliamo installare sui nostri computer, anche in laboratorio, a scuola, dobbiamo andare a prenderci una di queste. Clicchiamo sul link e andiamo alla pagina dove troviamo le varie versioni, il link alle varie versioni. Allora, per il sistema operativo Windows 2017 scaricheremo questa che termina con .exe, quindi clicchiamo su questa. Tasto destro sopra e diciamo scarica per scaricarla sul nostro computer. Se ci dice che non è possibile eseguire la scansione, non ha importanza, clicchiamo su scarica comunque. Aspettiamo che lo scaricamento sia finito. Salviamo il file nella nostra cartella di download. Per installarlo, doppio clic sul file che ho scaricato di SketchUp Make 2017. Dico di sì, si parte l'installazione. Clicco su Avanti per installarlo, Avanti ancora, Successivo e Installa. Quando è completata clicco su Fine. E ora ho SketchUp, eccolo qui, SketchUp 2017 installato sul mio computer. Per partirlo basterà fare doppio clic sulla sua icona sul desktop.